eravamo quasi, quasi, quasi abituati bene, se non benissimo, con il lungo, se non lunghissimo muso. Abbiamo già rimesso da parte, abbiamo già preso, l'abbiamo già rimesso da parte. Non è già più una cosa che ci appartiene. Esercizi di respirazione, quasi come se fosse yoga. Parto dicendo una cosa, perché credo che in queste giornate qua, in queste partite qua, sia la cosa migliore da fare, e cioè complimenti agli avversari, perché la Salernitana ha fatto una partita di tanto cuore. Io prima di iniziare questa partita avevo detto servirà una partita di cuore e testa, ma soprattutto testa. E noi di cuore stasera ce ne abbiamo messo il minimo indispensabile, secondo me, nonostante il gol al 90esimo, nonostante quello, abbiamo messo poco a testa anche, per quanto mi riguarda. Loro invece hanno voluto vendicare quella che è stata la sconfitta subita giovedì, e ce la stavano facendo. Poi sono entrati in gioco tutte le differenze tecniche del caso e ovviamente anche l'espulsione di Giulio Maggiore, che ha fatto tutto lui in questa partita, il gol della Salernitana e poi anche l'espulsione che ha permesso alla Juventus di giocare per un uomo in meno per gran parte del secondo tempo. Quindi una Juve che ieri parlavamo di Inter che scricchiola, e sappiamo bene che ieri l'Inter se l'è giocata negli ultimissimi minuti. La Juve ha fatto la stessa cosa e quindi mantiene questa scia, rimane a due punti soltanto dalla capolista, e questa cosa va bene, se non benissimo così. Alcune note dolenti, allora vi dico la verità, il primo tempo per me non è stato nemmeno pessimo dal punto di vista della conduzione del pallone, poi la Juve non è mai riuscita a convertire. Una sola occasione veramente pericolosa, un colpo di testa di McKennie disinnescato da Giroud, il portiere della Salernitana veramente uguale a Giroud, anche se poi abbiamo scoperto che in realtà c'era un fallo e che quindi quell'azione non conta. Quindi la Juventus conclude il primo tempo senza mai tirare in porta, partita anomala per quelli che sono gli standard della Juve, perché la Juve conclude la partita con la maggior parte del possesso palla e anche del possesso territoriale. Solitamente non siamo abituati, no, a vedere una Juventus che porta palla nella metà campo degli avversari e cerca di andare a dominare il gioco nella loro tre quarti. E infatti la Juve fa fatica a fare questa cosa. Quando la Juve ha la palla, stasera io ho visto i limiti di questa squadra qui. La Juve ha delle caratteristiche interessanti che vanno dal pressing alla cattiveria, alla fame, alla rabbia. Non ha la caratteristica del possesso palla, non ha la caratteristica della conduzione del pallone. Queste sono cose in cui la Juve è ancora carente, se non estremamente carente, e tutte le volte che facciamo una partita di questo tipo, secondo me salta all'occhio quanto siamo molto indietro da questo punto di vista. La Juve stasera si gioca un bel jolly, secondo me, perché va sotto, e va sotto per la seconda volta di fila, e questa è una notizia, questa cosa deve fare notizia per forza di cose, perché la Juve difficilmente era andata sotto all'interno di questa stagione. Questa è la quarta volta che va sotto, e due volte di fila, due volte con la Salernitana. Due competizioni diverse anche, guardate quante volte torna fuori il 2. È la prima volta in cui la Juventus va sotto in Serie A in questa stagione e poi vince una partita. Quindi diciamo che da quando era successo l'ultima volta, cioè col Sassuolo, una volta era successo col Bologna, no, col Sassuolo, era settembre-ottobre, eravamo giù di lì, quindi in questi mesi, almeno dal punto di vista mentale, la Juventus è cresciuta. Poi va sempre presa in considerazione l'avversario, quindi una Salernitana di non altissimo livello, e la condizione in cui ci siamo ritrovati a giocare un uomo in più, giustamente, perché Maggiore da ammonito è andato a stendere Rabiot, per quanto lui sia stato incredulo a fare così, era giustissimo. Parliamo degli episodi così al volo. Per me non c'era nessun calcio di rigore di quelli reclamati dalla Juve, né negli interventi su Yildiz, né in quello che ha reclamato Vlahovic. Per me era giustissimo far correre, ho visto in realtà in live che tanti reclamavano il calcio di rigore, per me non c'era assolutamente rigore per la Juve ed è stato giusto non fischiarlo. Lasciata da parte questa parentesi, la Juve nel primo tempo fa bene dal punto di vista del possesso territoriale, fa male dal punto di vista di essere cecchina, quindi poco presente in zona gol. Invece la Salernitana, con quell'unica, perché meno male è stata un'unica occasione della Salernitana,
e loro sono stati bravi ad acciuffarla e a portarsela in cascina, hanno messo del fieno in cascina su un nostro errore, perché è vero che la Salernitana fa un bellissimo lancio da dietro, però quella palla deve finire in zona Kostic, e se quella palla finisce in zona Kostic e Kostic non c'è, subiamo gol per la seconda volta nel giro di poco, esattamente come era successo col Frosinone sul gol di Baez. Perché? Perché vanno a trovare una palla in quella zona lì e il giocatore che in quella zona lì deve andare a presidiare, a difendere, si addormenta, tant'è che a fine primo tempo Kostic viene giustamente sostituito. E se in questo momento sulla corsia di sinistra abbiamo una sorta di problema, perché l'altra sera dicevamo Yıldız non è più l'Yıldız che abbiamo visto in realtà l'anno scorso, così come Kostic, per fortuna almeno questa sera Yıldız, ho detto Yıldız ma volevo dire Ealing questa sera da subentrato l'ha poi risolta, perché il gol del pareggio è roba sua su una svirgolata di Vlahovic, la palla passa da destra a sinistra attraverso tutta l'area di rigore ed è bravissimo Ealing invece ad andare alla conclusione, bravo, e trova quella palla incrociata sotto la traversa, la Juventus pareggia, poi ha ancora tanto tempo a disposizione per fare gol, e poi però il tempo inizia a passare e inizia a salire quell'ansia che ti fa dire attenzione, perché poi il tempo diventa sempre meno. Io devo dirvi la verità, questa sera avevo l'impressione, la sensazione che la Juventus potesse vincere questa partita tranquillamente, anche quando siamo andati sotto a fine primo tempo continuiamo a dire ce la possiamo fare, non è un problema, anzi dobbiamo credere di riuscire a farcela. Anche se, dico la verità, poi sul finale, quando è iniziato il recupero, ho detto aia, adesso lasciamo qui due punti pesantissimi. Diciamo che è stata un po' una vendetta nei confronti di un'altra sfida alla Salernitana dell'anno scorso, perché l'anno scorso è stato proprio l'ultimo respiro con un altro attaccante, quella volta Milik, stavolta è stato Dusan Vlahovic invece, che ha fatto un bellissimo gol su un bellissimo assist di Danilo, su una bellissima giocata di Danilo in copertura, veramente impeccabile il capitano in quell'occasione, dopo un'altra partita in cui probabilmente aveva faticato un pochettino, anche se vogliamo contro Simi nel duello fisico. Dusan ha tirato fuori un asso nella manica, un coniglio dal cilindro, e per tornare ancora una volta a parlare di Vlahovic, di Ealing e di quella volta che siamo andati in svantaggio, quindi col Bologna, mi ha ricordato terribilmente il gol che ha fatto col Bologna. Vlahovic non ha nelle sue corde il colpo di testa come arma segreta, come arma speciale, ma quel colpo di frusta lì a quanto pare fa parte di lui, ed è stato un gran gol, una gran frustata, nemmeno troppo angolata, però giusta per battere Giroud e portare la Juventus sul 2-1. 2-1 che ci deve far respirare adesso, perché diciamoci la verità, per quanto si poteva essere sicuri magari nel nostro cuore da tifosi di portarsela a casa, poi un conto è pensarlo, un conto è vederlo, un conto è concretizzarlo, e fino all'ultimo ho avuto paura e mi è rimasto qui tutto quello che poteva rimanere qui. Bene per i tre punti, non benissimo per il resto, secondo me un passo indietro decisamente rispetto all'ultima partita di campionato, anche un passo indietro rispetto alla reazione della partita di Coppa Italia. Sapevamo che sarebbe stata dura oggi, lo sapevamo, anche perché a Salerno c'è un ambiente sempre molto caldo, nonostante la classifica, nonostante il livello della squadra, e il fatto di essere stati umiliati pochi giorni fa dalla Juve era ovviamente una volontà da parte loro di cercare di renderci pan per focaccia, anche solo fermandoci. Poi questa pioggia non aiutava, secondo me, perché quando vai sotto una situazione del genere, poi gli altri potrebbero giocarla la spazio più lontano possibile, e il tempo poi passa alla grande. Stasera c'è da sottolineare che ci mancavano alcuni giocatori importanti, secondo me si è visto proprio dal punto di vista tecnico, perché è mancato Cambiaso, che ti dà quel qualcosa in più in mezzo al campo, è un po' di imprevedibilità anche, se vogliamo, e dei giri del motore, è mancato Chiesa, che ti dà quell'esplosività, è mancato Locatelli, che ti dà anche quello schermo, quella fisicità. Si è vista la differenza di alcuni uomini, non perché quelli che hanno giocato al loro posto abbiano fatto peggio, quanto più proprio per caratteristiche. Stasera si è vista una Juve differente, non poteva essere diversamente da così, perché la Juve rispetto all'ultima giornata, anzi alla partita di Coppa Italia proprio con la Salernitana, ne ha confermate solo 3, la Salernitana 5, significa che tutte le squadre ne hanno cambiate più della metà, 8 la Juve, 6 la Salernitana,
quindi non poteva per forza di cose essere la stessa partita, era destinata ad essere differente, è stata diversa nella forma, se vogliamo, non tanto in realtà nel copione, perché è la Salernitana che va in vantaggio e poi è la Juve che vince e rimonta, è cambiato tutto quello che c'è dentro, no? Tante volte si parla di risultato, se uno si guarda al televideo la partita di Coppa Italia e questa qua sono finite allo stesso modo, la Salernitana che va in vantaggio e la Juve che vince, ma non è assolutamente stata la stessa partita di Coppa Italia, per niente. Io adesso sorrido perché sti punti li abbiamo portati a casa, se devo essere sincero soddisfatto al 100% non lo sono, ma proprio no, però stasera era importante vincere perché l'Inter ieri aveva trovato un gol pesante, molto pesante, che li aveva riportati in alto e noi dovevamo per forza di cose pareggiare i conti e rimanere lì attaccati, perché in questo momento qua anche queste vittorie qua danno ossigeno, cioè se una squadra come l'Inter, che abbiamo detto mille volte sa fare determinate cose, una squadra offensiva che le vuol chiudere, si ritrova a vincere le partite sporche, figuriamoci la Juve che anche nel filotto ha sempre vinto partite sporche, se non può permettersi di vincerle adesso, anche perché la prossima settimana avremo altri due impegni, no? Dato che c'è ancora la Coppa Italia e poi c'è ancora la Serie A, dove incontreremo il Sassuolo, che è l'unica squadra che ci ha sconfitto fino adesso, e dove mancherà Gatti perché era ammonito, era diffidato, è stato ammonito, e all'andata Sassuolo ricordiamo tutti quello che è successo, e mancherà McKennie perché è uno dei giocatori più importanti secondo me nell'egemonia di questa squadra e l'ha dimostrato sul campo. Signori, io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto e vi chiedo un supporto in termini di commenti, di mi piace, di iscrizioni, non vi chiedo un numero esatto di mi piace perché state esagerando ultimamente, quindi lascio fare voi. Comunque vi ringrazio per aver visto tutto questo video e niente, noi ci vediamo con i prossimi contenuti che usciranno sempre qua. Fatemi sapere come l'avete vista, ma soprattutto come l'avete vissuta, perché è quello che poi sposta tutto. Ciao.